Cioè, stavo pensando a te come ricordo, ma non a te come persona. Esatto, questo è un bel punto di partenza. Quindi sto pensando a te e non lo dico e non mi rendo conto di questa cosa qui tanto per il tuo valore. Non c'è proprio la concentrazione su chi sia questa persona, te, donna adorata che ti chiami così, sei alta così, bla bla bla. Non c'è questo tipo di descrizione, ma c'è la concentrazione sul fatto che lui stava pensando a questa persona, quindi c'era questo ricordo. Durante tutta la canzone non abbiamo proprio un'idea di chi sia questa persona, ma abbiamo un'idea molto chiara di come si sente Fibra mentre ci pensa, di quali sono i ricordi che ha insieme a questa persona, come si sente adesso, ma c'è sempre questo continuo ritorno al fatto che c'è qualcosa che è successo nel passato e che gli è rimasto nella sua memoria. E lui ci sta pensando adesso che ha spazio. E in realtà la cosa bella del titolo è anche che non ha scritto mentre ci stava pensando, non l'ha chiamata sto pensando a te, sto pensando adesso che sono solo a quelle cose che facevamo insieme, ma anche mentre scriveva, la scrive come se stesse pensando mentre scrive al momento in cui stava pensando a quella determinata situazione, e quindi la mette al passato questa Io direi situazione qui. trapassato, no? No, non è trapassato. Aspetta, sì, forse è trapassato prossimo. Stavo pensando. No, No, è un altro imperfetto. tempo, lasciamo Vabbè, perdere la grammatica. non è Stavo congiuntivo. pensando esattamente a te. E nella descrizione di Genius c'è un po' una cosa simile, c'è il discorso, il commento che ha fatto Fibra in un'intervista a Rolling Stone, in cui parla di come faccia riferimento a una relazione che si era interrotta per un certo periodo e alle situazioni in cui ti ritrovi da solo. E descrive come la prima strofa l'abbia divisa, diciamo, in due parti, 2 da 16 che insieme fanno una strofa da 32, e nella prima parte praticamente sta dicendo che figata essere da solo, e nella seconda parte dice però che fastidio essere da solo. Ah, in realtà, tipo, io invece l'avevo interpretata in un altro modo, in cui sta ripensando a quel momento in cui era magari con quest'ipotetica ragazza, eccetera, e si ricorda delle parti positive dell'essere solo e di quelle negative. Di invece di essere in coppia, però non di essere da solo. Quindi, perché Tutte e due, vero? all'inizio fa che figata stare in spiaggia con i draghi che volano, eccetera, fumare in spiaggia e poi non avere orari né doveri o pensieri. Però dopo non è che dice che fastidio stare davanti alla TV da solo o qualcosa del genere, no? Dice Qualcosa sì, fa però che dice fastidio anche quello che sentirti dici tu. dire sei pigro. Quindi già coinvolge una Vero? seconda persona, no? E poi dice che fastidio guardarti mentre vado a picco, quindi sempre con la presenza di un'altra persona lì. Vabbè, si C'è anche lamenta anche l'assenza. delle lasagne nel micro, per carità. Esatto, questo ti stavo dicendo, però in realtà condivido quello che stai dicendo perché anche quando non parla di lei, che dice a lui che è piccolo, quando dice delle lasagne che sono scaldate nel micro, secondo me poi sta sottolineando la sua assenza perché non ha parlato di altre cose, ma che ne so, mi viene in mente così un po' a caso, magari tra loro due era lei la persona che cucinava e nel momento in cui lui sta da solo cucina questo genere di cibo. O magari era lui che cucinava, però nel momento in cui sta da solo si prende meno cura di questo genere di cose. E quindi c'è anche lì l'assenza. Quindi non è tanto che fastidio essere da solo, punto, quanto che fastidio essere da solo senza questa persona. E prima invece che bello essere da solo. Sì, esatto. Sì, è vero. Ok, sì, da questo punto di vista non l'avevo visto, ma adesso sì. Però E allo stesso poi. tempo c'è anche un insieme di altri ricordi, per tipo alla fine quando dice promettevo di portarti via quando l'auto nemmeno partiva, mi viene in mente un periodo in cui magari era veramente col culo a terra ancora, niente a che vedere con tutto quello che ha adesso.
e se n'è ricordato per un motivo o per un altro. Magari era qualcuno a cui prometteva di portarla in Cadillac se lei voleva che si andasse in Verso Cadillac, altri lidi, allora. anche se in realtà l'auto che aveva all'epoca non era né una Cadillac che neanche partiva. Sarebbe No. interessante sapere a che periodo fa esattamente riferimento, se piuttosto a uno molto nel passato in cui da un lato non era conosciuto e dall'altro aveva una stabilità finanziaria più bassa, un'indipendenza economica più bassa, Sì, aveva un o se... appunto senza i finestrini, che io ricordo. Sì, esatto, quindi non è solo un discorso di fama, perché quello era anche in bugiardo ancora. Oppure se fa riferimento a un periodo, non lo so, come dopo Tranne te, in cui comunque quando l'auto nemmeno partiva non è tanto il fatto che l'auto è terribile ed è di scarsa qualità, quanto è una di quelle sfighe che capitano ogni tanto. Quindi promettevo di portarti via. Promettevo che tutto sarebbe andato bene anche nei momenti in cui le cose non stavano andando bene, proprio generico, oppure se è un discorso più solo dei soldi, no? Promettevo che ti avrei dato tutto quello che desideravi anche quando non avevo niente neanche per me, infatti la macchina era rotta. Però una sottigliezza leggera, alla fine il punto centrale è sempre lo stesso. E Sì, poi, è vero, esatto. Pensando al ritornello, mi è piaciuta molto la descrizione, il commento che fa Fibra del ritornello, che secondo me suona così bene e la riprova è, almeno alle mie orecchie, che io non ho sentito questa stortura di cui parla lui e che aveva sentito anche, racconta, aveva sentito un qualche DJ di una radio, gli aveva commentato ma è storto e Fibra dice sì, è vero, è storto, però secondo me deve essere così. E non me ne ero per niente accorto, quindi penso che la ragione per cui a lui andava bene così e per cui a noi va bene così è forse che ristorto. il tema stesso di questa canzone è storto, è distorto del fatto che i ricordi non siano un'immagine pulita. Questa Vero. riflessione per te, che quando noi ci ricordiamo di una cosa, se per caso noi ci ricordiamo di quello che ci è successo ieri, oggi avremo il ricordo di quello che ci è successo ieri. Ma se tra un mese ci ricordiamo di quello che è successo ieri, in realtà ci è Avremo il successo ricordo del ricordo di ieri. e così È via. E così. quel tempo Bisogna l'immagine. cercare di non pensare ai ricordi, tenerseli buoni, perché poi quando sarai più avanti dici adesso voglio ripescare sto ricordo e lo prendi a pieno, capito? Se lo vuoi conservare, sì, il miglior modo per conservare un ricordo è non Non ricordarselo. ricordarselo, sì, No, però. in realtà non è il miglior modo per conservarlo, è il miglior Ah, modo per per conservarlo renderlo più forte, intatto, no? Neanche intenso. più integro. Perché Intimo. altrimenti ce l'hai, comunque il ritornello non è brutto, è solo, non è Sì. preciso, come i ricordi non sono precisi, però va bene così. Perché alla fine c'è una parte che sta completando quel discorso ed è la parte musicale, che dice anche Fibra, Sì, no? come lo Stavo diceva lui, che... pensando che e poi è risposta musica. c'è la musica bella nostalgica. E anche qui si può fare un parallelismo tra ricordi e questo effetto che fa le parole con il ritornello, con la musica, e cioè alcune cose tu non te le ricordi più perché non ci possiamo ricordare consciamente tutto. Chiaro. Quindi coscientemente alcune cose non te le ricordi, mancano. Sai chi le rimette lì? La tua creatività. Per questa volta noi abbiamo dei ricordi che sono un po' inventati perché abbiamo bisogno di coprire quello spazio e la creatività in questo caso è la musica. Quindi Ah, sì, è vero. ci può essere un po' questo tipo di riflessione tra ricordi e... E poi ci crediamo pure alle nostre cose, ai nostri ricordi distorti. Siamo convinti. No, guarda che io mi ricordo, era così. Sì, Ok, volevi dire questo, sì. Pensavo ci mi è già crediamo alle successo. nostre interpretazioni. Ah, beh, anche quello sì, sempre. Eh? Se non ci crediamo noi. Era infatti una delle esperienze più forti che si possono fare è se per caso ti mancava, avevi un qualche ricordo di una situazione, bello preciso, e però non avevi la possibilità di vedere una foto, un video, qualcosa, e poi ti capita di ritrovare una foto, un video, o qualcuno di cui ti fidi anche molto,
e confrontate queste cose, confronti un ricordo che avevi con la foto o il video di quello che effettivamente è successo, e lì ti puoi rendere conto effettivamente di quanto col tempo distorci da solo quello che è effettivamente successo nel passato. Però i ricordi sono tra le cose più belle che abbiamo. Direi che sono praticamente tutto, no? Alla fine, almeno quello che diceva Fibre, che sta cercando di costruire più ricordi possibili, era lui. Esatto, nel 2008 in un'intervista con Paolo Bonolis al Senso della Vita, quando gli hanno chiesto qual è il senso della vita secondo te, aveva detto una cosa sì, più o Molto meno così. simile, sì. Mi ci trovo totalmente descritto appieno, perché anche io quello che faccio è cercare sempre nuove esperienze, nuovi stimoli in modo da avere dei ricordi che mi farà piacere ricordare in futuro. Quindi lo faccio quasi un po' per l'Eddie del futuro. Sì. Una cosa anche che si può dire dei ricordi, ne stavamo parlando perché anche conoscendoti, so che anche tu connetti, per esempio, ricordi e anche creazione di nuovi ricordi, per esempio, a dei viaggi, a degli spostamenti, vai in una nuova città, Prevalentemente sì. come tante persone. E a me è piaciuto che Fibra, anche in questa canzone, infatti, parla. Per esempio, di spostamenti, di viaggi. Ci sono molti cambi geografici, o alcuni almeno, no? Promettevo di portarti via quando l'auto nemmeno partiva, poi prima è nell'appartamento, però prima ancora in spiaggia Con i ed è draghi che volano. esatto, è in Brasile, poi è in un altro posto. Ah, è andato in Brasile allora. Come Cominciava. diceva. Quindi cambia molti posti. E anche noi connettiamo molto la voglia di creare nuovi ricordi, viene connessa molto all'esplorare poi nuovi posti e mi fa pensare al fatto che la nostra memoria è molto geografica, tanto che degli esperti di memoria che si vogliono ricordare proprio, non so cosa si ricordano, per esempio tutte le cifre del pi greco o quegli esperti insomma, che fanno questo tipo di competizioni e gare in cui Di fanno memoria, vedere sì. ricordano, hanno queste tecniche di costruzione di una mappa geografica 3D all'interno della propria immaginazione, per esempio un castello e mettono le varie cose in vari posti, perché la nostra memoria sembra essere molto spaziale. Ed ecco, il fatto che la memoria sia spaziale, secondo me, trova risalto in questo testo di Fibra ed è questo che gli dà quella coerenza onirica che poi alla fine sentiamo. Anche il fatto che abbia fatto il video in uno spazio proprio, ci sono tanti cambi di scena, anche questo aumenta un po' quel tipo di insistenza sul ricordo, senza dirlo veramente, non ha chiamato la canzone Ricordi, ha chiamato la canzone Stavo pensando a te. Il ricordo, mi stavo ricordando di quando, mi ricordo adesso che sto scrivendo di quando mi stavo ricordando. E addirittura poi potenzialmente si potrebbero vedere in alcune frasi anche un eventuale ricordo nel ricordo. Magari no, ma magari dopo che bevi due bicchieri di drink, che ne sai, un po' come Rick e Morty, abbiamo un successivo livello. Quindi lui sta bevendo due drink e a quel punto si ricorda di quell'esperienza che aveva fatto con quella ragazza dopo aver bevuto troppo vino rosso, in cui aveva Sì, quasi rischiato di diventare anche papà. io ho capito così, nel senso che sì, all'inizio inizia dicendo cosa volete, vino bianco o rosso, come se stesse parlando di quel momento in cui Io me lo si immagino come ricorda un insieme, ragazzo anche. però dopo dice, eppure questo drink è già il secondo, e poi dice, ripenso a quella sera senza condom, subito dopo aver detto che faceva il secondo cocktail, quando prima c'era il vino, quindi non lo so, forse sta Esatto. facendo anche lui un po' di confusione con i suoi ricordi. Sì, ma mi sembra infatti che un po' è questo e va bene così. Probabilmente l'ha visto qualcuno, cioè almeno una seconda rilettura l'avrà data, ma c'è. Ci sarà stata proprio, questo è quello che suppongo, quell'idea del va bene così perché il messaggio della canzone è questo, e anche quando noi ci mettiamo a ricordare, saltiamo da un posto all'altro, non stiamo necessariamente sempre nello stesso. E Sì, quindi vero. sì, è tutto questo, è tutto il passato, è molto passata questa canzone, per questo è perfetto il verbo stavo.
Sì, stavo guardando la parte finale perché alla fine queste erano le prime due strofe in cui stavamo parlando. E c'era questo bridge che dice: mi guardo allo specchio e penso, forse vorrei dimagrire. E non ne ho colto tanto il senso perché si mette a farsi le paranoie, dice il tempo che passa lento anche se non siamo in Brasile. Anche lì non l'ho capito molto bene. Sai che questo bridge è abbastanza criptico, è forse la parte più criptica secondo me di tutta la canzone. E possiamo pensarci adesso, prima di tutto il guardarsi allo specchio e pensare forse dovrei dimagrire, secondo me lui si è reso conto di come magari ha notato questo pattern, questo ciclo, io l'ho notato nelle due o tre relazioni che quando si sono... Quando sono terminate, quando ho avuto delle pause dopo una qualche relazione, le lascio lei, le lascio a me, ci si lascia. Il momento in cui sei single, dopo essere stato in coppia, è un momento in cui almeno a me mi capita poi di guardarmi allo specchio e chiedermi: ah, ok, di fare un check, a che punto sono, come sono messo? Dovrei andare in palestra, dovrei mettermi un po' a posto, e come Certo. sono, cambio look. Quindi penso che fa riferimento a quell'esperienza lì che fai, sì, dopo due o tre rotture ti rendi conto, ah, ma quindi non era solo per quella ragazza lì, ogni volta che succede questa roba qui, che qualcuno va via, perché ha raccontato a Rolling Stone appunto come stava pensando a un certo litigio che aveva avuto con una ragazza per il cane che pisciava in casa. Si sono Sì. separati e poi per un periodo lui era da solo a casa. Penso che in quel momento si è reso conto: ah, guarda, sta succedendo ancora. E quindi l'ha scritto. E invece la roba un po' strana è il tempo che passa lento anche se non siamo in Brasile. E a me viene in mente il fatto che in certe situazioni il tempo passa più lentamente, in altre più velocemente. E in quel momento che si trovava a casa sua da solo, di fronte allo specchio, il tempo gli sembrava stesse passando molto lentamente. Questo potrebbe essere una cosa. E dal modo in cui poi continua la seconda parte, anche se non siamo in Brasile, un po' sta dicendo che di solito lui, per lui almeno, quando è in Brasile, il tempo passa lentamente. Che cosa ne Ok, pensi? È un po' strano questo, è un però, po' no? strano, è un po' strano, sì. Però allo stesso tempo dopo dice: mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. Quindi si piglia il freddo piuttosto che andare in un posto tropicale, magari anche se Sì, potrebbe, no? esatto. Ti piglia il freddo Quindi invece di si andare rende in conto che alla Brasile. fine non gli va mai bene niente a lui stesso, quindi un E po'. chissà, forse questa cosa è la parte più criptica per noi perché in realtà è un po', è molto biografica o è molto dedicata a una persona in particolare, forse. Sembra un po' bipolare qua Fibra, perché poi alla fine dice pure: stavo pensando che non avremmo mai dovuto lasciarci, e poi dice: non avremmo mai dovuto incontrarci. Eh sì, ma è lo stesso, tu lo chiami bipolarismo, è la stessa contraddizione che fa parte di tutti noi e che c'è anche nella prima strofa, che figata stare da soli, ma Sì, com'è sì, stare da soli? È sì. vero, sono un po' questi mondi che si scontrano, cioè è buono o è sbagliato? Il ricordo poi è bello vivere, cioè questo ricordo è bello. Dovrei vivere dentro questo ricordo o sarebbe meglio vivere il presente? Perché se non vivi abbastanza il presente non crei nuovi ricordi per il futuro. Certo. I ricordi che hai già creato nel passato, cosa fai? Non te li godi nel presente? C'è un po' di... A volte, se c'hai i video o le foto. noi questo video, per esempio, tra qualche Esatto. anno sarà un ricordo di questo periodo. Magari noi penseremo, no, ma va, parlavamo Guarda che velocemente. erano bravi quei due ragazzi, poi ci guardiamo e facciamo ridere.